In vista della giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, il seminario arcivescovile ha aperto le sue porte martedì sera a molti giovani consacrati e famiglie che hanno partecipato alla veglia presieduta dall'arcivescovo Monsignor Matteo Zuppi. Un ampio momento di ascolto della parola di Dio e di adorazione per aprire il cuore ad un autentico discernimento della volontà di Dio sulla nostra vita. Nell'omelia l'arcivescovo si è chiesto per quale motivo le nostre comunità non siano più in grado di generare vocazioni. Di fronte alle difficoltà delle vocazioni, ci chiediamo con animo aperto, non triste, ma pensoso e determinato, perché oggi le nostre comunità non riescono più a generare? Siamo simili alla mentalità del mondo, catturata da molte cose, affannata, qualche volta con un eccesso di diagnosi, direbbe Papa Francesco, ma alla fine poco attenta, impaurita a generare figli, o che sa così poco vivere, troppo poco vivere, la semplicità del Vangelo. L'individualismo non ci ha reso deboli, incapaci di trafiggere il cuore. È un falso rispetto, non ha reso la parola stessa più insipida. Non ci siamo accontentati delle nostre ragioni, di comunicarle senza la passione generatrice, che in realtà non è nostra, ma passa attraverso di noi, riducendo ad affermazioni senza convinzione, o con troppa poca convinzione, senza la gioia contagiosa del Vangelo. Ascoltare, discernere, vivere. Questo è il percorso offerto dal messaggio del Papa per la giornata delle vocazioni. Ascoltare la parola di Dio, dice ancora l'arcivescovo nell'omelia, che riportiamo integralmente nel nostro canale YouTube. La parola di Dio che ci spinge a metterci in ascolto di tanti che attorno a noi attendono la nostra testimonianza. Ecco, ciascuno di noi è chiamato alla vita laicale, nel matrimonio, a quella sacerdotale nel ministero, a quella speciale di consacrazione, ma è chiamato a diventare testimone del Signore qui e ora. E se ci fa capire che ci chiama a consacrarci al suo regno, non dobbiamo avere paura. È bello, ed è una grazia, essere interamente e per sempre consacrati a Dio e al servizio dei fratelli, così come noi siamo chiamati. Ognuno per la sua via. Quello che conta è che ciascun credente discerna la propria strada e faccia emergere il meglio di sé. Prima di concludere la celebrazione, l'arcivescovo ha compiuto un gesto di benedizione su ciascuno dei presenti, ungendo la fronte con l'evangelico unguento di nardo e ricordando che la comune vocazione alla santità significa diffondere il profumo della carità di Cristo. E questo profumo raggiunga tanti, renda bella, piena di amore la nostra vita. Noi non ce ne accorgiamo, ma gli altri sì, se la nostra vita è profumata, se la nostra vita è bella, la ritroviamo nella grande bellezza della vita che il Signore ci ha preparato, che stiamo vivendo, nell'oggi che il Signore ci dona, così pieno davvero di sogno, di primavera, di compagnia, di vicinanza, di frutti, di quelle messi che già biondeggiano, che ci fa ritrovare, scaldando di nuovo il nostro cuore, facendolo ardere di amore, di gioia, che ci aiuta a trovare dentro di noi, liberandoci dalla paura, dal piegare tutto al nostro io, dal credere di dover essere quello che non siamo. Che il Signore ci doni nell'ascolto, nel discernimento, nella vita, nella decisione sempre di servirlo, di trovare la gioia della sua presenza.